Ciao a tutti ragazzi di YouTube, sono il vostro Sermato e sono arrivato qui oggi per un nuovissimo video di Battlefield 1, questa volta però un commentary, e sono qui per parlarvi un po' delle mie impressioni che mi ha dato fino adesso Battlefield 1 e se da magari darvi un consiglio tramite queste mie esperienze se acquistarlo oppure no. Quello che vedete sotto è un gameplay pre-registrato, quindi non sto giocando in live attualmente in questo momento, ma semplicemente è un gameplay di fondo che ho voluto metterlo intanto per farvi una piccola idea mentre sto usando il cecchino. Ecco, allora, parlando di Battlefield 1, allora, che dire, diciamo dei pregi e dei difetti di questo gioco. A livello grafico è sicuramente qualcosa di veramente di esorbitante, fatto benissimo, addirittura regge molto bene, appena uscito già nessun tipo di problema di frizz, via dicendo, quindi gira veramente alla grande. Addirittura lo sto giocando anche con un portatile, attualmente grafica tutta bassa e non dà assolutamente nessun tipo di problema. Ecco, potrei aumentare anche di più la grafica, ma ho voluto lasciare quello dell'autorilevamento e gira più di 60 frame al secondo, quindi il gioco gira sicuramente bene. Naturalmente il portatile mio è abbastanza recente, comunque di un certo prezzo, comunque è un po' superiore a quelli che potrebbero essere i classici portatili da 300-400 euro, ma comunque gira alla grande. Ecco, come dicevo, il grafico ben trattato, gira bene, addirittura queste ambientazioni che sono quelle della prima guerra mondiale, come avete potuto vedere, fatte bene, non manca di sicuramente la classica distruttibilità che c'è in Battlefield, quindi potremmo distruggere un mulino a vento per abbattere un cecchino o addirittura sfondare con il nostro carro armato direttamente gli edifici in cui persiedono dei nemici e direttamente coglierli di sorpresa e devastando completamente quello che è l'edificio. Ecco, oltre a questo anche l'ambientazione e piccoli dettagli come può essere del fango che praticamente si deposita nell'arma mentre magari ci buttiamo a terra dentro una buca, oppure il fatto della pioggia, questo effetto pioggia che ci ritroviamo. Ecco, davvero a livello grafico non c'ho veramente niente da dire, bellissime anche le animazioni, infatti se fate caso magari anche ad alcuni altri gameplay, magari guardando un compagno di squadra mentre sta ricaricando e si vede l'animazione che sta caricando il colpo, o addirittura quello che era l'accoltellamento, i famosi di Battlefield, in cui potremo accoltellare, prendere ad accettate, ammazzate, a baionettate, addirittura abbiamo questa modalità carica per baionettare un nemico, ed è veramente qualcosa di figo. Ecco, come dire, viene la pelle d'oca solo a parlarne. Ecco, prendere l'avversario, infilzarlo e buttarlo a terra, una figata ragazzi, davvero. Un difetto della baionetta è uno, il discorso della carica, perché per chi non lo sa, per quando innesteremo, ecco, la baionetta nella nostra arma d'assalto, fucile o quello che è, dovrà partire una carica. Praticamente sarà il momento in cui il nostro soldato inizierà a correre urlando e prende praticamente questa rincorsa per infilzare il nemico, che ha un tempo limite. Finito questo tempo limite, il nostro soldato dovrà riprendere il fiato, quindi per quel determinato tipo di momento, che può essere qualche secondo, dovrà camminare. Il problema è uno, il discorso: quando fai la carica non tutte le volte riuscirai a prendere l'avversario, quindi ci si trova molte volte a incastrarsi in un muretto, oppure l'avversario si sposta di un millesimo e non riesci, per quanto giri la visuale verso l'avversario, non riuscirai a colpirlo. Infatti più delle volte capita che non lo prendi, l'avversario si gira e ti uccide, e questo è un grosso difetto secondo me. A livello di mezzi niente da dire, sono stati ribilanciati da quello che era la beta. Come ricordate, c'era il carro leggero che era fortissimo e purtroppo ancora oggi lo è, infatti naturalmente ha meno vita da quello che ho visto, però rimane comunque forte. Quello che è l'abbinamento colpo anticarro, colpo insomma colpo esplosivo per i mezzi, e quello che è la rosa di pallottole, fa sì che la gente prende spona e spona esclusivamente con quel carro, e quindi ci troviamo classici camperoni dalla base come era in Battlefield, che camperano con il camper, si mettono dietro, si riparano, perché ragazzi, in Battlefield 1 il pilota può ripararsi il carro da solo. Ecco, naturalmente il carro devi essere spawnato in quel carro, se prendi il carro di qualcun altro non puoi farlo, devi aspettare un supporto con la chiave inglese che ti ripari, o un pilota. E quindi ci troviamo classiche persone che si mettono a camperare, come poteva essere nei vari Battlefield, con gli elicotteri, con i carri armati, e questo è un difetto.
grosso difetto, tra cui gente con, ci sono dei mezzi antiaerei, gente che camper nell'antiaereo, che a mio avviso è troppo forte, sì, un antiaereo, ma fammi divertire con l'aereo, cazzo. Ci sono queste postazioni che possono essere di cannone anticarro, bellissimo, niente da dire, godetevelo. Postazione limitatrice è queste postazioni antiaeree che sono veramente devastanti. Tre colpi a un aereo lo distruggono. Tutti direte, sì, è un biplano fatto in cosa? In carta, legno, è giusto così? Non è giusto, perché ti rovinano un po' il gameplay di quello che è l'aereo. Basta uno che si mette a camperà su una contrera, magari vicino alla base, e tu con l'aereo non voli più nelle mappe più strette. E quindi questo secondo me è un difetto. Il discorso della vastità delle armi, all'inizio ero un po' scettico, ma invece mi ha sorpreso molto. Ci sono molti tipi di armi, per ogni arma ci sono vari tipi. Quella che può essere il fucile, ad esempio, semiautomatico dei medici, che può essere, avere la versione di precisione, la versione più magari, quello che può essere corpo a corpo, vogliamo chiamare, quello che può essere, non so, altre cose. Quindi per ogni tipo di arma avremo tre tipi, a seconda del nostro stile di gioco, tra cui potremmo personalizzarla con mimetic, potremmo personalizzarla con le ottiche e vi dicendo. Quindi comunque è rimasto sempre quello che è il classico Battlefield. Ecco, all'inizio ero un po' scettico, ma invece mi ha sorpreso molto. Purtroppo, parlando del medico, parliamo ora dei medici. Purtroppo, come sempre in ogni Battlefield, ci sono delle classi e soprattutto delle armi OP. Un esempio che vi voglio dare classico è il Rigotti del medico, sì, perché il semi-automatico, perché ragazzi il medico ha il semi-automatico, già abbastanza troppo forte negli altri Battlefield, abbiamo voluto dare anche in Battlefield 1, il Rigotti praticamente non è nient'altro che il semi-automatico che avremo come arma iniziale, dove praticamente è un'arma con alto potenziale di danno, quindi fa un sacco di danno, in cui spara colpi dritti per dritti, tra cui nella live del Master, se non ricordo male, il video nella live, spara un colpo da una parte all'altra della mappa e il colpo va dritto per dritto, cosa che non ha assolutamente senso, e oltretutto non ha rinculo, cioè se sparerete in un muro i colpi andranno dritti per dritti lì. Infatti, come tutti i Battlefield, come era stato in Battlefield 3, tutti con l'M16-3, chi è che non se lo ricorda, su Battlefield 4 con i vari Ace, Ace 23, Ace 52, chi non se lo ricorda, in Battlefield 1 abbiamo la solita, l'ennesima arma OP, dove ci abbiamo fatto la live col Master, modalità corsa, tutti erano con il medico e semiautomatico per autocurarsi e shottare la gente, ed è una cosa bruttissima, nel senso, va bene, ci sta qualche arma più forte, ma creare delle armi comunque in un'epoca dove erano la maggior parte bolt action, va bene, ci saranno state sicuramente, ma comunque un po' squilibrate a livello di gameplay, secondo me è una cosa esagerata, che come sempre la nostra cara DICE non sistema. Ecco, un'altra arma abbastanza forte che ho notato è il bar del supporto, un'altra arma a distanza fortissima, quindi mitraglione, vogliamo chiamare così, anche quello senza rinculo, grande danno, e ci si ritrova come sempre, dici voglio parlare un'altra arma, ma ti vedi costretto a riusarla perché la gente usa solo esclusivamente quelle. Addirittura possiamo piazzare anche delle ottiche, quindi anche il Rigotti diventerà un fucile di precisione. Sinceramente la cosa un po' mi scoccia. A sto punto, se devi fare una classe con delle armi del genere, non vale la pena fare una classe del cecchino, ecco, in cui i fucili del cecchino, che dovrebbero essere comunque più forti delle armi del medico, ci ritroviamo con un cecchino che fa magari 80 di danno in un colpo, magari a distanza ravvicinata, e un Rigotti che con due colpi ti sciotta. E il problema è che nel Rigotti si può pensare anche alle ottiche che ha lo stesso cecchino, quindi è una cosa veramente squilibratissima, secondo me. Naturalmente è un mio parere personale, magari alcuni di voi non lo condivideranno, ma ho voluto comunque dirlo, ecco, magari per chi ancora non ha provato il gioco, magari è indeciso. Oltre a questo, le mappe sono veramente belle, quindi quella che mi ha colpito di più è il confine dell'impero, quindi una delle due mappe in cui potremo usare la fazione degli italiani, perché finalmente noi italiani siamo in un fottuto gioco, cazzo, qualcuno ci calcola, per cui ho visto delle notizie che già su Al Nord molta gente si è lamentata per il gioco, ma sinceramente che palle, non vi sta mai bene niente, ma questo qua è un discorso a parte. La mappa del confine, che comunque, come dicevo, confine dell'impero, che è una mappa a mio avviso bellissima, mappa ampia, che ha sia del close quarter in alcune piccole
piccoli edifici, tra cui comunque molti campi, molti posti dove campare col cecchino, comunque girare con quello che può essere l'assalto, l'anti-tank, come può essere con il medico, come può essere il supporto, insomma, in cui si potrà usare di tutto, tra cui anche i mezzi, ed è una cosa veramente bella. Tra cui ci sono queste postazioni di quelle che sono, come puoi dire, di quei cannoni dell'artiglieria navale, ecco, piazzati nelle varie punti della mappa della costa, perché comunque è bagnata dall'acqua, ed è veramente una figata. Secondo me la mappa più bella, a mio avviso, del gioco, che mi piace veramente un sacco, insieme ad altre, ecco, quelle che possono essere. Nel frattempo Deserto del Sinai, quella che era la mappa della beta, è stata sistemata, rivisitata ed è stata resa più bella, mentre la beta un po' non aveva fatto una bellissima figura, devo essere sincero, però questa volta è stata ripresa e complimenti DICE. Mentre una mappa che è piaciuta di meno è quella della foresta, perché, come parlando col Master e gli altri, è troppo confusionaria, ecco, in cui abbiamo questa mappa non troppo grande ma molto confusionaria, in cui non si capisce niente, si crea un bordello allucinante. Non mi è piaciuta, ecco, devo essere sincero. Comunque le mappe sono 9 mappe per ora, tra cui a dicembre ci sarà una nuova mappa inserita gratuitamente per tutti, quindi vedremo cosa sarà, ecco, ancora non ci sono notizie troppo ufficiali, cioè gira qualcosa, il nome è tutto, però ancora non sappiamo, come ancora non c'è detto niente la DICE, quindi aspetteremo. E che dire, detto questo ragazzi, il mio voto finale attualmente per Battlefield 1 è un buon 8 su 10, per essere comunque onesto, diciamo, ecco, facendo un gameplay che potrebbe servire a qualcuno. Io sono un Battlefield player, quindi non posso, forse per me il voto sarebbe sempre massimo, ma essendo comunque equo darò un 8 su 10, bellissimo gioco e tutto, ma cose ancora da sistemare, da rivisitare, ecco, che può essere i vari punti delle mappe da piazzare meglio, le armi, cazzo, DICE, da sistemare. Però il gioco è veramente divertente, all'inizio ero un po' scettico, come ho detto, su questo tema prima guerra mondiale, in cui ho detto sarà un gioco palloso, non lo so, non è stile Battlefield, ma comunque la DICE ci ha sorpreso tutti, ha fatto veramente un ottimo gioco, quindi 8 su 10. Quindi ragazzi, che dire, se il video vi è piaciuto e vi è servito, spero di avervi dato una mano magari sulla scelta se acquistare il gioco oppure no, se eravate un po' indecisi, spero di sì, quindi spero di aver fatto il mio lavoro, quindi lasciate un bel mi piace, commentate, ditemi la vostra, chi ancora non ha il gioco o chi magari vorrebbe acquistarlo e magari può dare una piccola idea su quello che ne pensa lui di Battlefield 1, magari creando un piccolo discorso, mi farebbe piacere qui sotto nei commenti. Se non siete ancora iscritti e volete altri video del genere, quindi Battlefield 1, Rainbow Six Siege e tanti altri titoli ancora comunque che porterò sul canale, iscrivetevi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, quindi bella ragazzi, bella lì. Uah!